Donato, buonasera. Buonasera. Guarda, noi abbiamo portato. Abbiamo portato. Un semplice omaggio floreale per il sacrificio che la signoria hai fatto in guerra. Tanti anni fa. Questo è un piccolo omaggio floreale e poi c'è una dedica che te la leggi con un caro. Ti ringrazio. Siamo a Miggiano, in compagnia di Donato De Pascalis. È un giovanotto di 98 anni, nato a Miggiano il 15 maggio 1922. 22. Chiamato alle armi il 27 gennaio 1942, nel pieno del secondo conflitto bellico, dopo le prime esperienze in Italia, venne destinato al teatro di guerra greco nel maggio dello stesso anno. Fu catturato dai tedeschi il 13 settembre 1943, all'indomani dell'armistizio. Trasferito in Germania, venne rinchiuso nel campo di internamento di Essen. Fu liberato dalle forze armate alleate l'8 maggio 1945, ma poté tornare in patria solo il 21 agosto successivo. Aveva allora appena 23 anni, gli ultimi tre trascorsi in campo di prigionia. Donato, posso? Tutto c'è picca. Allora, Donato, dimmi. Ti faccio qualche domanda. Vediamo se ricordi qualcosa. Allora, in una precedente intervista rilasciata da Donato Coluccia, è riportata in questo volume, Dimenticati dalla storia, lei ha raccontato la sua esperienza da internato. A distanza di quasi 80 anni, che cosa ricorda oggi? Cosa ti ricordi? Qualcosa che ti è rimasta impressa? Cosa ti ricordi? Che mi devo ricordare il mio passato, no? Diciamo così, dove mi hanno preso prigioniero, poi mi hanno portato per mezzo dei carri bestiami in Germania, poi in Germania ci hanno stabiliti perché ci riunirono tutti là in Germania. Io stavo all'isola di Creta, no? Dell'isola di Creta mi passarono a portare in Germania. E arrivati in Germania li riunirono tutti là, forse erano 500, 1000, non mi ricordo. E di là io venivo dalla Grecia, poi c'era quelli che venivano dai pressi, era tutto un blocco, diciamo, di gente. E mi ricordo che cominciarono a dire: chi è falegname alzi la mano. Io la verità stavo in dubbio, dico: mi conviene o non mi conviene alzare la mano? Poi pensando dissi: beh, è meglio la alzo la mano, almeno mi fanno fare il mio mestiere, perché si parlava che si doveva andare in miniera, no? Allora alzai la mano io, alzai la mano, fuori tu. Così facendo, chi è falegname, chi è muratore, chi è elettricista, tutte le cariche speciali, insomma, no? Le tirarono fuori tutte, A questo punto, dopo stabilirono che si doveva andare in miniera. In miniera, noi falegnami ci messero tre, eravamo io, uno russo e uno della Sardegna, eravamo in tre falegnami. Allora fecimo una bottega, diciamo così, no? Un laboratorio di falegnami, e stavano là. Eravamo addetti per riparare tutte le stragi che facevano i bombardamenti alle porte, perché c'era parecchi, come li devo chiamare? Riparare i danni. I danni delle porte, e stavamo là. E quindi avevano formata una baracca, diciamo così, no? Di tutte le cariche speciali. Io, il muratore, l'elettricista, i vari mestieri, stavamo tutti là. Allora il mestiere mio era di stare attenti
quando arrivava un bombardamento scasciavano un edificio, no? Dovevamo andare a riparare le porte, l'altro era per magari per la muratura, l'altro era per... E siamo passati là tanti anni per questo. Bene, 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 bene. Un'altra domanda, Donato. Un'altra domanda. In una pagina molto toccante del suo diario, pubblicata sempre su questo libro, Dimenticati dalla storia, racconta di essere sopravvissuto a un bombardamento mentre si trovava nel campo internato. Cito le sue parole, quello che ha detto lei. Tutti pieni di terra, tutti pieni di terra, si piangeva uno abbracciati all'altro, chiamando con vero cuore la mamma. Miracolo, nessun morto. Quella volta, fu quella volta che più delle altre hai avuto paura della tua vita? Beh, certamente in quel caso mi ricordo sì, perché non mi ricordo, stavamo per andare a un lavoro, diciamo così, ci aggruppavano e per andare a un lavoro. Allora successe un bombardamento. In mezzo alla strada c'era un posto dove si entrava di qua, quei paraschegge, no? Si entrava di qua e poi più là c'era l'uscita. Era così, a staffa di cavallo. Di sopra a questa staffa di cavallo passava una strada principale. Questo era interno, è così, si entrava di qua e sopra passava una strada importante, insomma, passavano camion, macchine. Allora venne questo bombardamento, putaci caso, una bomba va a cascare proprio a metà proprio, tanto vero che i sotterfugi, come li devo chiamare, i paraschegge, che nei fuggi non ti facevano entrare, andavano i tedeschi, andavano. Ma noi ai paraschegge li mettere qua. C'è successo, cade una bomba al centro là, e sti paraschegge, uno della parte smersava, e in quel caso... Ma pianti, non di me, di tutta la gente che stava, piangeva, si vedeva cascare tutto, no? E allora... Bene, Donato. Un'altra cosa, in generale, che cosa è stata per te la guerra? La fortuna. Che cosa è stata per te la guerra? Come l'hai vissuta la guerra? Così. Un ragazzino. Così, così l'ho vissuta, no? Stando agli ordini dei tedeschi. Paura? Hai avuto paura? Sempre c'era la paura. Poi ti devo dire, c'è stato un momento, capo tante cose, che passarmo liberi lavoratori, no? Ci fecero liberi lavoratori, sempre sotto i dipendenti loro, no? Tedeschi. Che succedeva? Che ne prendevano me come falegname, e ci portavano alle case private, ma case private per esempio come un sindaco, come un prete, come una, dire, personaggi che contavano, personaggi, sì, paesi, sì. No? E a riparare i danni che succedevano durante i bombardamenti, no? Ne mandare magari a casa un prete, poi l'altro a casa un sindaco. Dove eravamo tre, quattro, che io e due discepoli, diciamo così, ci portavano a riparare queste roba qua. E stavamo 3-4 giorni a una parte, 3-4 giorni all'altra. E in quel caso quasi quasi andavamo meglio noi, no? Perché a dove andavamo poi ci trattavano, no? E facevano un piattino buono di mangiare. Quindi eravate dei privilegiati in questo caso, no? Quindi abbiamo passato un pochettino di tempo in queste cose qua, e non mi capito. Bene, Donato, un'altra cosa. Lei fu deportato nel campo di internamento quando aveva 21 anni. Come? Avevi 21 anni allora. 21 anni. Praticamente poco più di un ragazzo. Che cosa pensa dei ragazzi di oggi che hanno 20 anni? Cosa ne pensi di questi ragazzi? Di questo? Di questi ragazzi di oggi che hanno 20 anni? Cosa ne pensi?
Beh, che ne devo pensare? Questa è una parola difficile. Cosa posso sapere? A parole tue, cosa... come li vedi? Come li vedi sti ragazzi di oggi diventati? Ti devo dire una cosa, che li vedo tutti attaccati per andare, per esempio, i giovani, andare militare, per fare la carriera militare. Mo, dico così. Li sentono a chi va alla finanza, a chi va a una parte, ma sento quasi tutti che combattono per prendere questa strada. Questo le posso dire. Questi giovani. Beh, cercano di spianare la. Sì. Beh, cercano di crearsi un futuro. Dei giovani. Cercano di crearsi un futuro. Un futuro. E se tu dovevi consigliare qualcosa a loro, cosa consiglieresti? Dico che stanno facendo bene a prendere d'estate. Si assicurano una vita di vivere, di, specialmente come siamo combinati noi. Se pigliano una carriera di quelle lì, se assicurano la vita, no? Assicurano. Dico che stanno facendo bene. Va bene, grazie Donato. Direi che soltanto che volevo, a proposito di questa intervista, io va bene Donato. E volevo citare un pensiero di Elisa Springer. Indovinai sempre quando alzai la mano a dire che sono falegname, dal momento in cui almeno mi dietro una bottega, diciamo così, di falegname, sul tutto c'era 10-12 appartamenti, come li chiamavano quelli militari, come si chiamano, alloggi militari, no? Ce n'era 10-12 e noi dovevamo assistere quando arrivavano i bombardamenti, il scascio delle porte, cose. Maltrattamenti? Ma te maltrattavano? Beh, io devo dire la verità, essendo carica speciale, ci tenevano un pochettino con riguardo, insomma. Non con riguardo, insomma, sai, i tedeschi, l'aria loro è sempre quella. Però, non so, avevano un pochettino di maestro, tedeschi però, non pensare. Bene, grazie Donato, grazie. Tedeschi non sono buoni per nessuno. Grazie Donato. Allora almeno erano cattivi. Mi ricordo quando sull'Acher, no? Uscivano perché erano se erano resi conto che gli davano i saporetti, costellavano dopo, si venne sotto in miniera, erano tutti neri, e se riuscire stellavano, e gli davano i saponetti. Questi saponetti, militare, se li vendevano, no? Per la fame. A chi si rivendeva? Allo personale della cucina, c'era donne, e vendevano sto saponetto. I chef avevano capito qualcosa di questo genere, e allora che cosa fecero? Io questo mi rimasi in prezzo. Venivano la notte, la sera notte, quando tutti ne erano coricati, con la lampadina, con i cani, e scivene sul lauletto dei militari, levavano le coperte con la lampadina e lo visitavano, se è pulito o è sporco. No, tutti con la lampadina, a runca se ne curcavano, come lo chiamavano, non mi ricordo come le chiamavano. E dico, gli alloggi di quelli che faticavano. Allora, quello che vedevano è sporco, dice man, slaus, con i cani, uzzicavano e lo cacciavano fuori di mezzo alla via, e luminavano nel ghiaccio. Poi comandavano un altro, con la scopa, con le mine nel ghiaccio sopra, con la scopa
culo pulire, per castigarlo che se ne è venduto un saponetto e non se ne è lavato i buoni. Era una forma di punizione? Di punizione, giusto. Una punizione. E ripetono cose che quando le vedi c'è da piangere. C'è. Mi ricordo, c'era da piangere, c'era. Lo scorticavano i poveri cristiani. La verità, i tedeschi poi è di origine che sono crudeli. Erano crudeli, crudelissimi loro. La vita dei non cristiani non calcolava niente, non si calcolava. Mo tengo tante cose, ma non mi scordo. Poi. Grazie, grazie. Grazie, Donato. Su discorsi immagina di 80 anni fa. Però li ricordi abbastanza bene. Che cosa? Non puoi dimenticare certe cose. Rimane qua, rimane. Le cose proprio rimane che non te li puoi dimenticare. E quindi mi ho tirato fino alla fine della guerra là. Io non mi ricordo durante. Finì così. Stavamo andando a una parte. Per riparare queste cose qua che dicono. E allora in mezzo alla strada noi eravamo inquadrati con la guardia che ne portavano da una parte e l'altra e noi in un bel momento sentimmo qui noi tutti impizzavano e dicevano questo rumore. Piano piano rumore, camminavano, sparirono i comandanti. Nella sarne sola in mezzo alla via e quello che cosa era? Erano i rumori dei carri americani che finì la guerra, non mi so spiegare. I carri americani che successe l'armistizio. Tira qua, tira io arrivano e noi tutti, quanti erano? Una quindicina, tira, quando i americani gli battivano le mani. Qui di puro capirono che erano noi i prigionieri. E ne minavano le caramelle. E non, sono momenti che non te li puoi dimenticare, non mi sono spiegato. E noi, immagina, fu la festa nostra, no? È finita la guerra, è finita. E poi via via. Grazie Donato, sei stato in gamba e vedo che ricordi, ricordi molto bene. Ricordi molto bene Donato. E allora io per concludere volevo citare un pensiero di Elisa Springer e dice così, che mi è rimasto molto impresso. Oggi più che mai è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano. È l'unico modo per sperare quell'indicibile orrore non si ripeta. È l'unico modo per farci uscire dall'oscurità. Elisa Springer. Grazie Donato e buona serata.